Apple Arcade e Google Stadia, due servizi diversi, che però viene voglia di confrontare, perché alla fine Google e Apple viene da definirle come aziende concorrenti. E per l'appunto, a pochi giorni dalla presentazione di Google Stadia, Apple se ne esce con un servizio dedicato al gaming. Non è però gaming in streaming, è qualcosa di diverso, ma si tratta comunque di una forma di abbonamento. Ci immaginiamo appunto che Google Stadia sia una forma di abbonamento, non è ancora sicuro, ma la strada è quella perché è la stessa strada intrapresa da Apple su più fronti, non soltanto su quello del gaming, e perché è la strada intrapresa da molte altre società, da molte altre realtà. Ma procediamo per gradi. Cos'è Apple Arcade? Per chi non avesse seguito la conferenza Apple di ieri sera, Apple Arcade è un servizio che metterà a disposizione di chi si abbonerà, non si sanno ancora i prezzi, non si sa ancora di preciso quando arriverà e se arriverà in Italia, ma siamo piuttosto sicuri che arriverà in Italia, un po' perché ci è arrivato il comunicato stampa in italiano dalla divisione italiana di Apple e un po' perché sarà disponibile, mi sembra, in oltre 150 paesi ed è molto difficile che l'Italia venga esclusa. Stavo dicendo, non sappiamo il prezzo, non sappiamo precisamente quando sarà disponibile, ma sarà un servizio che offrirà più di 100 giochi in esclusiva su tutte le piattaforme di Apple, quindi possiamo definirlo, tra virgolette, un servizio multipiattaforma, nel senso che ognuno di questi giochi sarà disponibile su iPhone, su iPad, su MacBook, su iMac, su Apple TV, su qualsiasi cosa appunto che abbia una mela stampata sul retro, a parte un Apple Watch. Appunto, l'Apple Watch non potrà riprodurre, chissà, magari arriveranno anche dei titoli dedicati ad Apple Watch, ma per il momento non sono stati annunciati. Si tratta però appunto di giochi in esclusiva, quindi che arriveranno soltanto su Apple Arcade, stavo dicendo appunto giochi in esclusiva, che possono essere scaricati in locale, quindi sul dispositivo, e giocati senza una connessione internet. E non ci sono né annunci pubblicitari né acquisti in app, sono giochi nudi e crudi, esperienze di gioco complete al 100% disponibili per l'utente. E a bordo del progetto ci sono software house e anche nomi illustri. C'è il papà di Final Fantasy a bordo con un suo videogioco, ci sono Sega, Lego, Konami, Disney, poi che cos'altro? Vi faccio un po' un elenco. Az2, che è quella di Monument Valley, Annapurna, c'è Skybound, Konami l'ho già detto, c'è Platinum Games, c'è Gameloft ovviamente, Versus Evil, Cartoon Network, insomma, Devolver Digital, le software house, i publisher a bordo del progetto sono tanti, e la promessa di Apple è che non ci saranno ovviamente soltanto questi più di 100 giochi al lancio, ma ogni mese ne verranno aggiunti di nuove esclusive da giocare in locale senza pubblicità e senza acquisti in app. E sarà anche di facile fruizione, perché basterà aprire l'App Store, ci sarà il tab dedicato appunto a Apple Arcade e basterà cliccare lì, abbonarsi e avere tutto il catalogo di giochi da scaricare in locale. Tutto molto bello, perché quindi dovrebbe sorgere spontaneo il confronto con Google Stadia? Perché fa un po' sorridere, nel senso che Google ha messo in campo un servizio, appunto Google Stadia, che permetterà di giocare su tutte le piattaforme, smartphone e tablet inclusi, a titoli AAA, quelli per console, di giocare su smartphone a Assassin's Creed Odyssey, di giocare su smartphone a Doom Eternal. Nel frattempo Apple si concentra invece su dei giochi che sono palesemente sviluppati per dispositivi mobili, che potranno essere giocati anche su MacBook e iMac, quindi anche su computer. Però è un po' strano, se ci pensate, sono un po' strani tutti e due i servizi, perché sì, facciamo conto che siano 100 giochi della qualità di Monument Valley, ciò che cosa vorrebbe dire, io sto parlando di Apple Arcade ovviamente, facciamo conto siano 100 giochi della qualità di Monument Valley, cosa vuol dire? Che la gente ci giocherà, che alla gente gli piaceranno, che ci vorrà anche del tempo per finirli tutti, mettiamo siano tutti e 100 di ottima qualità e che possono piacere ad un pubblico vastissimo. Ma si tratta di esperienza mordi e fuggi, cioè la provi, ci giochi, durano 2-3 orette, perché tanto sarà quella la durata, ci sarà qualcosa che durerà un po' di più, ci sono dei titoli abbastanza interessanti, anche abbastanza corposi, insomma. Ma finisce lì. Monument Valley, per quanto apprezzato, quanti milioni di acquisti ha? Io dico arriviamo a 5, massimo 10 milioni in totale. Cosa vuole invece il pubblico moderno? Vuole quello che offre Google Stadia? Vuole giocare a Doom Eternal su smartphone? Nemmeno quello. Cioè, se ci pensate, ciò che smuove l'azienda videoludica in questo momento, purtroppo, sono titoli come Fortnite, sono titoli come PUBG, sono titoli come Apex Legends, sono quelli che hanno 30, 40, 50 milioni di giocatori, sono quelli che guadagnano una valanga di soldi dagli acquisti in app. Il mercato dei videogiochi mobile ha guadagnato di più di quello PC e console nel 2018, a forza di acquisti in app appunto. Quindi sì, Apple Arcade è un bel progetto,
non c'entra niente con Google Stadia, nel senso che Google Stadia, cioè almeno da un mio punto di vista, offre un qualcosa di più interessante, però è un qualcosa di completamente diverso, appunto. È un bel servizio, ma non so quanto effettivamente potrebbe piacere al pubblico. Potrebbe piacere al pubblico Apple? Sì, ma stiamo parlando di una utenza così grande da giustificare un simile spostamento di mezzi, un simile spostamento di software house e publisher che faranno titoli in esclusiva per Apple Arcade? Non lo so, ho qualche dubbio. Google Stadia invece è qualcosa che interesserà di più gli sviluppatori. È un qualcosa che permetterà di portare giochi AAA, giochi più complessi, giochi più costosi e quindi di conseguenza anche un abbonamento più costoso, perché sicuramente Google Stadia costerà di più di Apple Arcade, consentirà di portare questi titoli AAA che non sono accessibili a chiunque per limitazioni hardware imposte appunto dalla piattaforma su cui si gioca, perché magari non si ha una console, non si ha un PC abbastanza potente per riprodurli, di portarli un po' ovunque, anche sui televisori, su dei dispositivi che sono un po' nei salotti di tutte le case. Quindi non lo so, la mossa di Apple mi sembra un po' strana. Potrebbe funzionare se il servizio costasse meno di $10, e non parlo di $9.99, parlo di qualcosa tipo €7.99, €6.99, io sto dicendo direttamente in euro ovviamente, insomma cifre del genere, perché gli utenti mobile, e tanto è inutile dire che si abboneranno quelli che hanno un MacBook, chi si compra un MacBook non fa giochi, ci sono giochi, c'è sull'App Store dei MacBook, ci sono giochi, ci sono anche titoli AAA, ci sono bei strategici, avventure, anche giochi di azione, ma chi si compra un MacBook non lo usa per giocare, anche perché parliamo dei MacBook Pro senza scheda video, cioè con la scheda video integrata, no, non è proprio il caso. È ovvio che sarà un servizio più indirizzato a chi gioca su iPhone e su iPad. E su iPhone e iPad, per quanto vadano bene i giochi premium, vanno comunque meglio i giochi free to play. Sono quelli che guadagnano, che fanno i soldi grandi, sono quelli che attirano l'utenza da tutto il mondo. È inutile che da gamer vi elevate ad un livello più alto e dite: ah, ma io sono un gamer vero e proprio, che schifo Candy Crush Saga, non ci gioco. Va bene, non ci giocate, non è quello il problema. Ma tanto c'è qualcuno che ci gioca e c'è qualcuno che ci spende. E quindi non lo so, l'approccio di Apple e l'approccio di Google sono due approcci differenti al mercato, non so quale dei due prevarrà al momento, mi verrebbe da dire più Google Stadia per quello che offre Apple Arcade al momento, perché Google Stadia è un qualcosa di diverso, è un qualcosa che mira a rivoluzionare il mercato, mentre Apple Arcade è un qualcosa che mira, come al solito, al proprio orticello, alla propria base di utenza, come tutti i servizi Apple d'altronde. E il bello è che Google Stadia di fatto funzionerà anche sui MacBook, funzionerà anche sugli iMac, mentre Apple Arcade appunto è rinchiuso nel suo orticello. Anzi, secondo me Google Stadia potrebbe arrivare anche su iPhone, perché mi sembra strano che Google voglia precludersi un'utenza così vasta. I servizi di Google ci sono su iPhone e su iPad, quindi perché Google Stadia non dovrebbe arrivarci? Però sicuramente su un fronte Apple ha vinto. Il nome Apple Arcade è perfetto, è bellissimo. Arcade è molto generico, ma se io vi dico Apple Arcade pensate immediatamente a un qualcosa di videogiochi legato appunto all'ecosistema Apple. Se vi dico Google Stadia non capite. Perché non capite? Perché se come me vi stava sulle balle il latino al liceo, non avete capito che magari Stadia è il plurale di stadium, si sta parlando di stadi quindi, e quando Google si riferisce agli stadi si riferisce a quei luoghi dove le persone giocano e guardano giocare contemporaneamente, quindi si fa riferimento appunto a tutto l'ecosistema di Google Stadia, al fatto che su YouTube vedo gli youtuber giocare e con un tasto mi proietto nell'azione al loro fianco. Va bene, detto questo, era giusto una rapida carrellata sui due servizi, una sorta di paragone per dirvi appunto, magari oggi leggerete molti o vedrete molti video a confronto di Google Stadia e Apple Arcade, sono due servizi differenti, sono due approcci diversi al mercato del gaming. Comunque tutto ciò per dirvi che mi interessa la vostra opinione, voglio sapere cosa ne pensate voi sia di Apple Arcade sia di Google Stadia, quale secondo voi è l'approccio più vincente appunto al mercato, quale dei due riuscirà a catalizzare maggiormente l'attenzione dei suoi utilizzatori. Quindi vi invito, come al solito, nella sezione commenti a lasciare un commento. E se questo video vi è piaciuto, anche di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Per questo rapidissimo, spero, confronto fra Apple Arcade e Google Stadia è tutto. Un saluto da Lorenzo Delli per Smart World Gaming.